Gabrielle! Non so se sentite Ale. Allora, sono tornata finalmente con il video dei prodotti finiti. E come avrete visto l'anteprima e come mi faccio vedere ora, non so quanto durerà questo video perché ne ho veramente una miriade, visto che è da un bel po' che non lo registro. Quindi vedrò di andare via veloce, vi faccio vedere il prodotto, vi dico cosa ne penso, solite cose. Questa è una tipologia di video che mi piace tantissimo e guardo tantissimo, per cui dovevo registrarvele, insomma. E il trucco, non so se vi caricherò prima il mi preparo con voi barra prodotti, com'è che lo chiamerò? Non lo so, insomma, l'ho appena registrato, è una sorta di mi preparo con voi darkettone, come vedete, e vi parlo di alcuni prodotti nuovi, alcuni prodotti che mi stanno piacendo di più, anche se vi farò comunque il video dei prodotti preferiti dell'ultimo millennio. Quindi bando alle ciance, partiamo subito e vi faccio vedere questi prodotti. Non so, le luci, vabbè, ci ho provato, ragazze. Ok, stavo cercando di mettermi comoda. Allora, andrò un po' random. Allora, prodotti finiti. Qui ce ne sono già due e credo che dentro ci sia anche il terzo. No, niente, l'ho buttato. Allora, i primi due prodotti che vi faccio vedere sono, come vedete, è lo stesso prodotto, quindi l'ho già finito due volte. E a dire la verità, mi sa che l'ho già finito 3-4 volte perché ne ho già buttati altri. È questo shampoo secco di Batiste che mi piace da morire. Purtroppo io sto utilizzando un olio per cercare di rinvigorire questi 4 peli che ho in testa, perché da quando ho fatto nuovamente lo chatouche sono praticamente, le punte sono diventate di paglia. E questo olio di cui vi parlerò, cioè, ne metto veramente pochissimo, me li unge tantissimo, quindi con questo riesco a correre ai ripari e sistemarli, anche perché, cioè, non posso lavare i capelli, mettermi l'olio e doverli rilavare. Devo ancora riuscire a calibrare, forse, però cacchio, metto due spruzzini sul palmo della mano, mescolo e passo le punte e lo stesso riesco a fare disastri, quindi boh. Vi dicevo, questo shampoo secco io adesso l'ho acquistato, questo qua è quello alla profumazione fruttata. Siccome quando sono andata ad acquistarlo l'ultima volta questo qua era finito, ho utilizzato ho acquistato quello verde semplice e mi piacciono tantissimo, infatti ripeto, questo è già il secondo che acquisto. Poi, salviettine struccanti. Allora, per chi ha visto i miei vlog, casomai ve li metto qua, quelli delle ferie, queste salviettine struccanti qui le ho trovate in dotazione in albergo e qui vi devo chiedere un favore. Per favore, se sapete dove posso trovarle, ditemelo, perché mi sono piaciute tantissimo, struccano benissimo alla prima passata, non irritano la pelle, quindi penso siano anche per cioè, qua c'è scritto per tutti i tipi di pelle ed è con latte struccante al tè verde, mi sono piaciute tantissimo, infatti ho tenuto la confezioncina per farvela vedere. Poi ne avrò finite altre 500, però vi faccio rivedere le solite salviettine che utilizzo per Ale e acquisto al Prix. Adesso hanno cambiato anche la confezione, la parte qui l'hanno cambiata, e sono le Baby Sensitive, sono senza alcol, parabeni, PEG, SLS, donatore di formaldeide, e sono con estratti di avena e soia, prebiotico di origine naturale. Mi piacciono tantissimo, hanno una profumazione delicatissima e mi piacciono un sacco, e poi soprattutto non contengono schifezze e costano 3 euro e qualcosa e sono 72, mi piacciono tantissimo, quindi continuerò a riacquistarle e continuerò a rimostrarvele. Dischetti struccanti di quelli grandi, i maxi dischetti di Nature Essence, sempre al Prix a 1 euro mi sembra, mi piacciono, infatti continuo ad acquistarli. Poi ho finito la mia amatissima crema gel viso riequilibrante di Nature. A parte la profumazione, che cosa ve lo dico a fare? Cioè, i prodotti Nature, vi ripeto, sono meravigliosi. Infatti devo ancora farvi un video di alcuni prodottini che mi hanno mandato, però prima voglio finire di testarli e poi ve ne parlerò. Però vi dico già che li amo.
E ho finito questa crema viso, che è quella appunto che con acqua unicellulare di mandarino verde e alga laminaria per pelli miste e impure. Ecco qua, mi è piaciuta tantissimo. Adesso ne sto utilizzando altre, appunto, sempre di Nature, e mi stanno piacendo tantissimo anche quelle. Però forse tra tutte quelle che appunto ho utilizzato, questa è quella che in assoluto mi piace di più. Quindi mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, perché presto vi farò il video di quello che mi ha mandato l'azienda, e c'è un piccolo pensierino anche per voi, ma io non vi ho detto niente. Poi, sempre di Nature, questi prodotti qua li ho acquistati io. Sempre di Nature ho finito questa crema corpo, che è qualcosa di fenomenale, cioè ha una profumazione. Mio Dio, cioè, mamma, è qualcosa di meraviglioso, ha un profumo estivo buonissimo, è super idratante, settificante, come appunto c'è scritto qua, e me la sono praticamente mangiata. Tenete presente che io ho miliardi e miriadi di creme per il corpo, non ne ho mai finita una, questa è la prima. E questo vi dice tutto, perché io poi sono, cioè, non sono costante, non sono costante, quindi le metto là perché poi non mi piacciono più, non mi piace la profumazione, mi stanca. E invece questa mi è piaciuta tantissimo e l'ho finita, ahimè. E quando riuscirò a finire le creme che ho di là, magari ne acquisterò un'altra, magari non questa, cambierò profumazione, perché mi avevano mandato dei campioncini e mi sono piaciute tutte. E però, cioè, veramente, cioè, se passate in un negozio di prodotti biologici dove trovate Nature, vi prego, fatevi dare un campioncino di questa, annusatela, cioè vi innamorerete all'istante. Poi, altro prodotto finito è questo shampoo, è lo shampoo giorno per giorno di Sien, quindi della Lidl, alle sette erbe e aloe vera, che aveva consigliato Carlitta Dolce in uno dei suoi video del supermercato. L'ho dato a Manuel. Cioè, non mi è piaciuto per niente, mi faceva tantissimo prurito la testa, e la stessa cosa è successa anche a Manuel. Quindi cosa ho scoperto? Cioè, le scoperte dell'acqua calda che faccio io. Lo shampoo io ora lo diluisco sempre, e quindi siamo riusciti a finirlo e non era neanche malaccio. Va bene, questo shampoo qua va bene se ti lavi i capelli tutti i giorni. E quindi a Manuel andava benissimo, perché comunque lui, con il lavoro che fa, visto che fa tetti in legno, pavimenti, se li deve lavare ogni santissima sera, e quindi questo gli va benissimo, perché non è, cioè, è aggressivo, ma non è aggressivo, nel senso che non so perché crea questo prurito, visto che l'inci è abbastanza decente. E boh, però sì, dovete lavarveli ogni giorno con questo shampoo poi i capelli, perché non vi restano puliti a lungo, cioè non ha un potere sgrassante elevato. Mica pizza e fichi, eh. Poi, prodotto che acquisto e riacquisto da anni è questo shampoo. No, non è un shampoo, Noemi. Questo balsamo della Splendor, e al cocco, addolcente al cocco, è meraviglioso. Non servono, bacino, non servono descrizioni particolari, perché su YouTube qui se ne parla da anni ed è veramente fantastico. Costa 99 centesimi, un euro, via di lì. Ed è veramente fenomenale, districa benissimo i capelli, la profumazione è wow. E quindi lo acquisto, l'ho già riacquistato e lo riacquisterò a vita. Altro shampoo è questo qui, che è questo shampoo me l'ha regalato a Natale dello scorso anno la farmacia dove vado, dove andiamo appunto ad acquistare i medicinali. Sì, vi state chiedendo, ma ci hai messo quasi un anno a finirlo? Sì, perché poi io ne ho 250.000 di shampoo, e quindi li alterno,
cioè veramente, se vedete la mia vasca c'è il mondo sopra. Infatti mia sorella l'altro giorno è venuta qua e mi fa: ma scusa, ma in quanti siete in sta casa, perché è pieno di shampoo? Ma io scrivo: ma a me piace continuare a variare. E oh ragazze, mi è piaciuto, credo siano quegli shampoo che fa un'azienda, non so che azienda, cioè c'è scritto laboratorio della farmacia a Scorzè, però io l'ho visto, ovviamente cambia la scritta della farmacia, però il prodotto rimane lo stesso, l'ho visto in varie farmacie, quindi presumo che riusciate a reperirlo anche nella vostra farmacia, è quello della farmacia, insomma, se non mi sono spiegata. E questo qua è lo shampoo doccia detergente delicato al seme di pompelmo. Beh, ragazze, sì, mi sono spruzzata un po' d'acqua nel naso. La profumazione è qualcosa di spettacolare. Non persiste a lungo nei capelli, anche perché poi io ci vado di balsami, di intrugli vari, però è veramente fantastico. Io anche questo lo diluivo, quindi vi dura una vita e mezza. Sono 300 ml e vi consiglio, se lo trovate nella vostra farmacia, di andare almeno ad annusarlo. È veramente eccezionale, mi è piaciuto un sacco. Bagno schiuma numero 1 è questo qui del Sien, quindi sempre del Lidl, Limited Edition Asia Shower Cream Tradizione. Questo è il packaging. Ah sì, ok, ora ricordo la profumazione. Allora, se mi seguite su Instagram vi ricordo che trovate sempre qui sotto, qui nell'info box, tutti i link ai miei vari social network. Io un annetto fa circa, anche un po' di più forse, sì, non quest'estate, l'estate scorsa, sono passata da Lidl e ho trovato in offerta una miriade di bagnoschiuma, li ho presi tutti, questi qua in limited edition. Beh, le profumazioni, ragazze, cioè, quando andate lì e annusate così di buono, quando vi lavate con queste cose, il profumo è quello da bagno, cioè sembra il vicinette. Non riesco a capire perché, se io vado anche qua, se io vado a schiacciare, il profumo è veramente buonissimo. Poi quando, non so, c'è qualche cosa chimica che fa contatto con la pelle, mi sembra di usare il vicinette. Quindi assolutamente, a parte che è una limited edition, quindi fortunatamente non si trova più, ma questo veramente sapeva da bagno. Infatti gli altri li ho già buttati, sì, gli altri li ho già buttati, ho tenuto solo questo per dirvelo, insomma, no. Cioè, proprio no, no, no. Non lo riacquisterò, non lo riacquisterei. Non c'è più, fortunatamente. Oh mio Dio, guardate cose che ho ancora. Allora, poi, altro bagnoschiuma è questo qui. È questo qui, sempre della Lidl, linea Sienne, il Red Sun. Costa 1 euro, ha un buon inci, è carino, carino. Olè, già di prestigio. È molto carino, buona profumazione, non persiste, ha un buon inci e sono 300 ml, 1 euro, che dire, sì, buono, buono, mi è piaciuto. Infatti ho preso anche quello lime, che credo sia ancora di là da finire, e tutti gli altri, insomma. Sì, in questa casa ci leviamo. Vi faccio vedere questi altri tre bagnoschiuma. Questi qui sono della Nature Essence ed è una linea che io trovo al Prix. Costa pochissimo, hanno un inci abbastanza accettabile, mi sembra. Sì, c'è un peg 40, però è a metà. Mi sembra che l'inci sia abbastanza decente. Sono 300 ml e hanno delle profumazioni veramente, veramente carine. Allora, questo qui è quello Sport, che è una profumazione maschile buonissima, cioè io adoro i profumi maschili, li amo, quindi è molto molto buono. Poi c'è questo al tè verde, che va bene, sì, a me piace di più nel periodo estivo, adesso non lo acquisterei. E poi questo che è il Monoi, che ha una profumazione, ragazze, pazzesca. Tenete presente che io scusate, tenete presente che io non amo i prodotti le profumazioni particolarmente dolci,
Questa è buonissima. Monoi di Tahiti è veramente buonissimo. Ecco qua, vi rifaccio vedere il packaging. È buonissima. Come quello che stiamo utilizzando ora, che è quello alla papaya, cioè una bomba, ragazze. Quindi, se passate, passate al Prix e li trovate, vi consiglio di andare a darci almeno una nusatina perché sono fantastici. Poi ripeto, costano poco, l'inci è abbastanza, mi sembra decente, anche se non sono una cima in inci. E non mi dà prurito che, sapete, vi ho già detto in qualche video, ho il problema che alcuni detergenti mi danno prurito se sono troppo aggressivi e quindi mi piacciono un sacco. Poi ho finito questa ricarica della Fissan bagno corpo e capelli per Ale. È senza parabeni, senza coloranti e senza alcol. Eccolo qua. La profumazione, che devo riannusarlo. Ok. La profumazione è delicata, è proprio il classico profumo da bambini della Fissa. E non so se lo riacquisterò perché, ripeto, sto utilizzando prodotti per Ale biologici. Questo non aveva particolari schifezze, ma non è biologico. E quindi sì, mi è piaciuto, ma non so se lo riacquisterei, insomma. Poi vi faccio vedere due prodottini per la casa e sono questi due. Ma porca miseria! Sono questi due Air Wick, perché io, cioè, sono malata anche di deodoranti per la casa, sinceramente. E questo è il fiore di pesco e bouquet della Riviera. Questo qua verso, aspettate che ve lo faccio vedere. Ecco, questo qua verso la fine mi aveva un attimino nauseata, infatti è finito fortunatamente. Questo qua, ragazze, questo qua insieme al Relaxing Zen, mi pare che sia, che è quello che ho di là, è penso il più buono in assoluto che io abbia mai utilizzato. Colors of Nature, corallo d'oceano blu, c'è. Questo, ragazze, assolutamente dovete averlo in casa, è una profumazione pazzesca. Io c'ho questo qua, appunto, è quello che spruzzo da solo, no? Io ogni volta andavo lì, pss, schiacciare il bottoncino, pss, perché schiaccia, cioè lui funziona ogni tot, no? 18, 36 minuti, 9 minuti. E io, se lui aveva appena spruzzato, io ero nel bagno dove appunto lo tengo, pss, andavo lì, pss, a schiacciare, perché è una profumazione, cioè, veramente fantastica. Infatti mi è durato pochino questo qua. Meraviglioso, vi ripeto, Color of Nature, corallo d'oceano blu. E sentite anche che inglese che vi ho proposto oggi. Poi ho finito l'ennesimo boccione di gel per depilazione Satin Care, che non so perché l'ho ottenuto. Vabbè, questo qua è quello che utilizzo da anni e continuerò a riacquistarlo quando lo trovo, perché non sempre riesco a trovarlo. Ho finito il mio ennesimo struccante bifasico della Natura Essence. Anche questo è un prodotto che trovo al Prix, costa pochissimo, è buonissimo, non mi fa venire fuori qui i granetti di miglio, un problema che avevo con quello di fior di magnolia dell'Eurospin. E con estratto di malva ed estratto di pesca è delicato, non brucia gli occhi assolutamente. E ripeto, l'ho già riacquistato. Deodorante! Vi ne ho già parlato, Dove al cetriolo. Ciao, cioè, mi piace. Anche se adesso ho un'altra scopertina che adesso vi dico, perché ne ho già finito ovviamente 1, 2, 3, ma ne ho già finiti 3, 4, insomma. Questo è l'unico della Dove che riacquisto da anni. È quello col tappo verde, appunto, il cetriolo. Eccola qua la scopertona, ragazze! Allora, se cosa? Io è da un po' di tempo che seguo una ragazza qui su YouTube che si chiama Federica F. E questo deodorante l'ha consigliato lei, non questo specifico, lei quello classico, l'ha consigliato in uno anche più dei suoi video. Io, per curiosità, visto che comunque non avevo ancora trovato il mio deodorante, l'ho provato, li ho presi tutti, li ho trovati in offerta, li ho presi tutti. Prima ho preso tutta la serie di questi qua spray, e adesso sono passata a quelli Rolon, che sono ancora meglio, ragazzi, costano meno e sono ancora meglio. Questo in particolare,
una profumazione paradisiaca. Vi tiene profumate a lungo, non puzzate, è senza sali di alluminio. Questo è quello viola con echinacea e vitamina E. Beh, ragazze, la profumazione di questi licia, oh mio Dio, è qualcosa di spettacolare, cioè. Infatti non mi durano tanto perché continuo, cioè mi piace talmente tanto il profumo che ci vado lì, cioè mi spennello le mie ascelle, cioè è veramente buonissimo. E anche se non vi spennellate le ascelle come me, cioè per dirvi, quando ero in ferie in montagna che siamo andati a camminare, io questo me lo mettevo il mattino, la sera avevo ancora questo profumo, avevo le ascelle commosse, perché ovviamente sudavi, però emanavo profumo, cioè una cosa meravigliosa. Quindi ragazzi, questi qua della Licio io ve li stra consiglio, meravigliosi. Adesso sto utilizzando quello Rolon col tappo verde, anche quello un profumo, ragazze, ma me ne parlerò più avanti. Oh ragazze, ci siamo quasi. Ho finito il 550esimo Autumn Tropical, che non funziona più nemmeno lui con queste bastarde di zanzare, morite. Arriverà anche la neve, le odio, mi stanno mangiando ancora adesso, mi mangiano che siamo a ottobre. Sì, siamo già ad ottobre, c'è una cosa assurda, non muoiono più ste zanzare. E questo qua costa un botto perché costa 10 euro e non funziona più nemmeno lui. Ho finito questa, cioè più che altro la butto perché non la utilizzo più ed è scaduta da boh, non lo so. Questo set di correttori di Kiko, quello verde, quello viola e questa specie di illuminante che mi fa schifo è ancora lì. Ho finito i due color carne e non lo riacquisterò mai più nella vita. Non mi è piaciuto. Non. Dopo un po' il correttore va dove vuole lui e l'illuminante qua crea una specie di pasta scrabbante, cioè proprio assolutamente no. Il viola l'ho provato a utilizzare una volta, ma non sapevo neanche io dove mettermelo. E ok, niente, non basta. Poi, altro prodotto consigliato da Carlitta è questo. Da Carlita, da miliardi di miriade di ragazze qui su YouTube, è il correttore biologico color caramelle. Questo qua che vedrete o avete già visto in questo mi preparo con voi. Il mio era nella colorazione numero 7. Allora, che dire, non mi è piaciuto per niente. Cioè, tutti questi YouTube ne parlano come il miracolo dei miracoli. No, ha un costo assurdo innanzitutto per il prodotto che c'è dentro, ora non me lo ricordo e vabbè. La durata è di 12 mesi, ma vi dura la metà. Allora, è un prodotto super, iper, mega cremosissimo. E dovrebbe andare, cioè è studiato per le occhiaie. Allora, dopo un po', anche avendolo fissato con la cipria più cipria del mondo, se ne va dove vuole, va, cammina, vive di vita propria, cammina sulla pelle e se ne va. Non ha una coprenza stra elevata, quindi se avete le occhiaie da panda assolutamente non va bene. Magari ho sbagliato io colorazione, però prima di acquistarlo ho aspettato un po', sono andata a vedermi varie recensioni qui su YouTube e assolutamente, cioè, no. No, 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 mai più. Cioè, non lo di bello questo correttore ha il packaging, perché il packaging è di cartone ed è veramente carino. Infatti non so se buttarlo o tenerlo. Però per il resto, ragazze, assolutamente no, no, no. Adesso sto aspettando di riuscire a trovare il 2.0 di Nabla, perché ogni volta che vado io per acquistarlo non c'è mai né sulla profumeria Bioalchimilla dove acquisto appunto i fondotinta né sul sito di Nabla, quindi boh, spero sinceramente di riuscire a trovarlo. No, bocciato, assolutamente. Poi, mascara, il Lashes Go Wild di Essence, mi è piaciuto molto, questo è lo scovolino, che è quello con delle pseudo palline. Mi è piaciuto molto, un bellissimo effetto. Adesso ovviamente ho dei
Ho altri mascara da finire, però sinceramente questo è uno di quelli che riacquisterei perché mi è piaciuto moltissimo. Dà un bel volume, è di un bel nero, resta lì, dura a lungo e il costo. Sapete bene che il costo dei mascara e dei prodotti Essence è veramente alla portata di tutti. Mi è piaciuto tantissimo. E cosa che non pensavo, è durato anche tantissimo. Allora, prodotti bocciatissimi che sono costretta a buttare perché mi si sono seccati sono questi tre eyeliner di Zoeva. Allora, uno è il Night Violet, l'altro è il Velvet Flame e l'altro è quello bianco che è il a cappella. Allora, a parte che dopo neanche un mese che ce li avevo è successo questo. Ok. Questo bianco si è aperto, gli altri invece sono durati un po' di più, ma anche loro si sono completamente aperti. Ve li faccio vedere tutti. Ecco, questo forse è quello che è durato un po' di più. Non si riesco a farvi vedere il colore. Vabbè, allora, uno è un eyeliner che vira sul viola. Appunto, l'altro, questo qui appunto che è in mano, è quello che vira un po' più sul viola rosso, Velvet Flame, infatti si chiama, e l'altro è quello bianco. Allora, a parte il fatto che non sono, vediamo se riesco a spiegarmi, non sono assolutamente, coprenti, nel senso che voi, quando voi lo andate a stendere, vi fa i segnetti bianchi, quindi siete costretti a fare più e più passaggi. Poi, quando si asciuga e voi andate a fare l'altro passaggio, si sgretola e viene via il prodotto. Quindi non mi sono piaciuti proprio per niente. Non sono durati nulli perché si sono seccati subito, anche se dicevano che dall'apertura la durata era di 6 mesi. E quindi assolutamente ci sono rimasta malissimo, anche perché non è che proprio te li regalano sti eyeliner. E quindi niente, sono costretta a buttarli perché non scrivono più e quando scrivevano scrivevano anche male, quindi assolutamente io non ve li consiglio, ma proprio zero. Poi butto questi due eyeliner di Essence e a differenza di quelli Zoeva, questi mi sono piaciuti tantissimo, però ormai si sono seccati, poverini. Allora, uno era quello marrone, lo 02 Baby London. Che di marrone vedete gran poco, eccolo qua, e l'altro è questo qua grigio che è, eccolo qua, lo 05 Miami Sink. Li butto perché appunto sono seccati, ma mi sono piaciuti tanto, erano veramente dei buoni eyeliner. Che tra l'altro mi sembra che Essence non faccia più, quindi mi dispiace anche un pochino, anche perché il nero, per di più avevo anche il nero che ho finito e buttato da un bel po' di tempo, mi era piaciuto un sacchissimo. Ho finito questo correttore di Kiko che è il Full Coverage Concealer, questa era la colorazione numero 04, l'ho già riacquistato e lo sto già utilizzando. Questo mi piace perché è abbastanza cremoso, ma se, cioè, si secca sull'imperfezione e resta lì. Se ben settato con la cipria non si muove e il costo è abbastanza buono, insomma. Anche perché poi sono 2 ml di prodotto, ma vi dura un bel po' di tempo. Ci siamo, ragazzi, abbiamo quasi finito. Allora, prodotto finito è questo mascara, è il The Colossal Volume Express Waterproof di Maybelline. Questo è lo scovolino, questo mascara non mi è piaciuto per niente. Waterproof è waterproof perché per carità, non è che mi sono presa secchiate d'acqua, sono andata in piscina col mascara, però nel periodo estivo, pur sudando, teneva e abbiamo sudato tanto quest'estate, come avrete potuto constatare, però cioè, di volume veramente proprio zero, niente, assolutamente niente. Non era un bellissimo nero, sinceramente, cioè non era quell'effetto nero wow, tipo quello che ho con questo mascara qui di Essence. E quindi non lo riacquisterò, credo non ci sia neanche più, sinceramente. O abbia cambiato packaging,
Comunque no, non mi è piaciuto assolutamente. A malincuore, ragazzi, devo buttare questa Super Stay 10 ore Tint Gloss di Maybelline. A malincuore perché, cioè, vedete? Non c'è più lo scovolino, cioè è rimasto dentro. È rimasto dentro e quindi non riesco più a prelevare il prodotto. Inoltre, siccome ce l'avevo da un po' di tempo, ha un odorino che non è per niente, che è diventato per niente gradevole. Quindi credo sia ora di gettarlo, anche perché era la durata dell'apertura era di 24 mesi, io ce l'ho appunto circa da 2 anni, quindi si vede che doveva andare così. Però è una pseudo tinta gloss che mi è piaciuta molto. Questa qui era la colorazione eccola qua, la colorazione era Lasting Pink 180. Bella, mi piace, però sinceramente nel mio cuore in questo momento sono altre le tinte che ci sono, e quindi non credo che la riacquisterò. Magari se usciranno altri colori, può essere, però per ora no, non la riacquisterò. Sono costretta a buttare questo correttore del Pifero. Cioè, sono arrivata quasi alla fine, non so come ho fatto, cioè quelle mattine che proprio prendi le cose a caso e te le metti in faccia, perché veramente un correttore così schifoso credo di non averlo mai provato in vita mia. Per carità, costa poco quel che vuoi, ma fa veramente schifo. Ed è il Light It Concealer SPF 15 di Sleek, la mia è la colorazione 01 Shade. Questo è il correttore. E sì, se ha un sottotono giallastro aranciato che dovrebbe andare bene per le occhiaie, ma è troppo 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 cremoso per le occhiaie. Va bene che questa parte qui deve essere idratata, ma questo qua, essendo così cremoso, poco coprente, se ne va ovunque insieme agli altri praticamente che io ho fatto vedere prima, quindi assolutamente non mi è piaciuto per niente, non ve lo consiglio proprio per niente. Il packaging è veramente bellino come tutti i packaging Sleek, ma il prodotto fa schifo. Quindi ciaone, ti saluto, arrivederci, non siamo fatti per stare assieme. Ultimi due prodottini, ho finito questo campioncino del Sexy Pulp di Yves Rocher, e questo era nella colorazione nera. Il campioncino mi era piaciuto, infatti sono andata ad acquistarlo in full size marrone. Full size fa schifo, cioè io non so se in questi tester metto dentro altri prodotti più validi, oppure se era il marrone che aveva una formulazione diversa, che ne so. Comunque questo qua, il campioncino di nero, mi era piaciuto, era abbastanza volumizzante, separava bene le ciglia, e il mascara intero marrone che ho acquistato, ho quasi finito, quindi lo vedrete prossimamente, non mi è piaciuto per niente, quindi all'occhio. Questo l'ho tenuto per farvelo vedere perché mi è piaciuto un sacchissimo, è il Gucci Premier, è un campioncino che mi avevano dato da non mi ricordo dove, non esce più, e mi è piaciuto un sacco, infatti ho tenuto per farvelo vedere, così poi quando mi riguarderò i video magari vedo che profumo era e se ci scappa il regalino. Insomma, sono in fissa anche con i profumi, io ho dei seri problemi. Ok ragazze, finalmente ho finito, questi erano tutti i prodotti finiti che ho ottenuto, perché altri, vi ripeto, ero stanca di vederli in giro camminare, li ho buttati. E spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere magari anche voi se avete qualche prodottino preferito, finito, che riacquisterete, lasciatemi qui un messaggino, un commentino sotto, che magari me li vado a provare anch'io, perché sono sempre anch'io come voi alla ricerca di nuovi buoni prodotti, magari che costano poco. Sarebbe proprio wow, super favola wow, come dice Gloria Fair, che salutiamo. E niente ragazze, è mezzogiorno, io devo andare giù a fare da mangiare perché devo andare al lavoro oggi pomeriggio, perché non si vive di solo amore. E oggi sono particolarmente deficiente.
Vabbè ragazze, oddio quanto sarà durato questo video, tipo un'ora e mezza, due. Ma insomma, complimenti a voi se siete arrivati alla fine, ragazze. Ci vediamo presto in un prossimo video. Io vi mando un grossissimo bacino e ciao!